Ciao a tutte! Allora, è già la terza volta che provo a registrare questo video, ma oggi la telecamera fa come gli pare, mi stacca la registrazione. Quindi, riproviamoci. Allora, vi voglio presentare, far vedere i nuovi colori di Passione Unghie, quelli proprio usciti in promozione questo mese. I colori in totale sono 10. Allora, sono di cui 7, 4, 5, 6, sì, giusto. 7 sono fluo pastellosi. E gli ultimi tre, cioè questi, sono metallizzati, con dei micro glitter, insomma, non sono opachi, diciamo così. Partiamo. Primo, Lemonade, Tip. Ora vi faccio vedere i colori e poi dopo vi dico la mia prima impressione. Nella stesura Exotic, in telecamera rendono abbastanza bene i colori, forse dal vivo sono leggermente, ma vi dico proprio leggermente, più chiarini, ma leggermente ragazzi, niente di questo, Caperina. Bello questo, eh? Poi Long Beach, Soft Berry. Vedete come sono belli pastellosi. Poi Magic Dream. Poi Papaya. Poi ecco gli ultimi tre che vi dicevo che sono un po' metallizzati, glitterati, insomma. Pink Fire. Poi Coco Jumbo. E infine California Dream. Ok, questi sono tutti i colori che hanno come novità. Allora, vi dico la prima impressione che ho stendendoli su tip, perché poi molto spesso quando noi andiamo a stendere su un'unghia ricostruita, a volte ci si rimane un po' male perché si stendono peggio, insomma, non è sempre veritiero quando andiamo a provare su tip. Comunque vi dico la mia prima impressione. Allora, i colori pastellosi, quindi tutti questi che vi ho fatto vedere dal primo. Questi qua. Allora, impatto, sono coprenti, perché sono molto coprenti con due passate, però ho notato che se sotto applico uno strato sottilissimo proprio di bianco, coprono ancora di più. Perché purtroppo questi colori qui hanno il solito difetto, cioè dei pastello, che non si stendono benissimo, vanno stesi in strati molto sottili, molto molto sottili. Avere un buonissimo pennello per la stesura del colore, perché se no rimangono striati, quindi un pennello a setole naturali molto morbido. E io vi dirò,
prima ho provato i pennelli di Passione Unghie, quelli per il colore. Poi sono passata ai pennelli sempre per il colore della Crystal Nails e ultimamente ho comprato questo pennello. Lo faccio vedere. Sempre per il colore, che è questo, è anche molto carino come packaging. E l'ho preso da una ragazza su Facebook, Eva Shop. Quindi cercatela, Eva Shop, e ha questi pennelli che sono, ragazze, fantastici. Questo pennello qui per il colore, c'è, è stupendo perché è molto sottile. Ora, se riuscisse a mettere molto sottile, riusciamo ad arrivare bene intorno al giro cuticole, molto morbido, insomma, stupendo. Quindi l'ho preso, vi ripeto, da Eva Shop su Facebook. Questo pennellino, e costa all'incirca 8 euro, non ricordo con precisione, quindi insomma. Parecchio meno rispetto a quelli magari della Crystal o uguali, diciamo, a quelli della Passione Unghie, però molto 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 più ottimo. Quindi aperta e chiusa parentesi, pennello, e quindi ripeto, ci vuole un pochino più di rotture per quanto riguarda questi colori, perché i pastello purtroppo sono così, richiedono un po' di attenzione, però come vedete sono stupendi. Stupendi, stupendi, stupendi. Bellissimi questi colori. Ora, io i colori fluo di Passione Unghie, i classici colori fluo, non li ho, quindi non vi posso neanche far vedere una differenza, cioè non ce l'ho, quindi su questo non vi posso aiutare. Però se avete altri colori ai quali volete vedere un po' il confronto, fatemi sapere che vi faccio un video a parte. E invece questi, per quanto riguarda questi qua, quindi questi qui, quelli un po'. Perché non metto a fuoco oggi? Un po' metallizzati. Allora, questo è coprentissimo, tranquillamente, due passate. Questi qui un pochino meno. Ora, su unghia magari un po' cambia, perché questa è una tip trasparente, quindi magari rende un po' meno, però per esempio di questo qui ha necessitato di tre passate molto sottili, però non sono tanto coprenti questi qui due. E vi dirò, questo non è neanche che mi piaccia un granché, questo invece è bello. Questo mi piace, riuscisse a mettere a fuoco sarebbe meglio, ma oggi è di questa. Questo mi piace, però anche questo qui, una terza passata, ci vuole. Ci vuole. E questo è tutto per quanto riguarda i nuovi colori. Ora, sul sito ho visto che hanno reintegrato il famoso Margarita che avevano eliminato dal sito. Questo qui, non so se ricordate. Porca loca, ragazzi, oggi mi fa dannà. Eccolo. Oh, questo. Che su Tip ora non ce l'ho, ovviamente. Eccomi, dicevo che su Tip è questo colore. Ma perché oggi mi fa dannà questa cosa? Sto cercando di farvi vedere meglio, ma oggi questo. Allora, assomiglia molto, 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 molto a Ice Cube, cioè questo. Allora, visti dal barattolino, non sembrerebbero così simili, ma poi stesi su Tip, vi faccio vedere anche l'Ice Cube.
sono veramente molto simili. Cioè uno è un pochino più scuro, l'altro è più neutro. Come vedete sono molto simili, hanno i soliti riflessi. Quindi insomma vedete voi se acquistarlo o non acquistarlo. A me questo mi piace tanto su French bianca, insomma sopra un bianco mi piace tanto tanto. Quindi vedete voi se acquistarlo oppure no. Poi, sempre come novità, ho voluto provare che anche Passione Unghie ha messo il pigmento effetto sirena. Allora, io l'ho provato e vi faccio vedere anche le tip. Che è questo. Ma perché porca loca non metta fuoco? Ecco. È questo qui. Il loro effetto sirena. Allora, praticamente nella descrizione del prodotto c'è scritto che si può usare come tutti questi effetti, quindi picchiettando il pigmento sulla dispersione del colore o mescolandolo con un gel base, dice. Allora, questi qui quattro sono fatti sulla dispersione del colore. Vi faccio vedere la polverina com'è all'interno. Allora, sulla dispersione del colore non viene benissimo, non è come quella della Indigo che ho io come effetto sirena, che picchietti sulla dispersione e poi inizi a fare questo movimento qua. Cioè con questo non lo fai perché è un pigmento molto più grosso, molto... cioè non è... ecco, diciamo così, allora, diciamo che le altre polverine sono più polveri. Questo è proprio pigmento e il pigmento, cioè, va semplicemente tamponato. Stop, perché se vai a fare questo movimento qui rimane molto più pastoso il pigmento. Quindi questo effetto sirena di Passione Unghie va preso e picchiettato su tutta la dispersione del colore. Spolveri con una spatolina molto 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 morbida e stop, e poi sigilli. Poi ho provato a mescolarlo con il loro gel base. E effettivamente torna meglio nell'applicazione perché rimane più morbido. Mescolato con il gel base rimane molto più morbido. Ora ve lo faccio vedere qui. Anche se questo non l'ho sigillato, comunque è stata proprio una prova veloce su un colore che già avevo così su tip. Quindi l'effetto è il solito, non cambia niente, cambia il metodo di stesura. Con uno tamponi, con l'altro invece vai a stenderlo come un gel color e vai a catalizzare in lampada i classici 2 minuti. Quindi come vi torna meglio a voi? Io comunque, se dovete prendere un pigmento effetto sirena, vi consiglio quello della Indigo, che è molto bello. Si stende bene, vi ho già fatto un video per quanto riguarda quel tipo di pigmento, vi faccio vedere la differenza comunque. Questo è quello della Indigo. E questo è quello di passione. Quindi una c'è più riflessi sul dorato, l'altra sul rosa, infatti specifica pink. Uno ha un costo di 3 euro e qualcosa, mi sembra, non ricordo, quello di passione viene, mi sembra, 99 centesimi, quindi insomma vedete voi, questi sono gli effetti. Io come tipo di applicazione preferisco questo di Indigo. Vedete voi come vi piace di più. Per il prezzo che ha, insomma,
neanche a lasciarlo lì se lo volete provare per 99 centesimi, insomma un euro diciamo, perché potete anche insomma farlo. E questo è tutto per quanto riguarda i colori. Vabbè, io poi nell'acquisto mi serviva un paio di forbicine, ho preso le loro forbicine che vi dirò tagliano anche di molto bene e poi ho deciso di provare queste cartine. Angel, pacco da 500, quindi appena ho una ricostruzione le proverò e poi vi saprò ridire come vanno, diciamo, queste cartine. E anche per i colori poi vi farò sapere appena le uso la loro stesura, però ripeto, io vi consiglio di mettere sotto sempre una passata di bianco perché poi magari andate a fare la prima passata di colore e vi accorgete che non copre con le striature. Insomma, mi raccomando, per questi colori pastellosi, passata di bianco sotto e pennello, setole naturali, morbido, molto 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 morbido. Cercate di lavorare col pennello in questa maniera, quindi stendendo così, appoggiando tutta la parte del pennello, non solo con la punta, perché se no le striature sono inevitabili. Già lo sono con questi colori qui, anche se abbiamo tutti gli accorgimenti del mondo, figuriamoci se poi non abbiamo questi accorgimenti. E niente, per questo video è tutto. Penso di avervi detto tutto. Come al solito, per qualsiasi domanda scrivete sotto e al prossimo video. Ciao!